Allora, come ci siamo detti, questa seconda parte vorrebbe essere da un lato mettere a fuoco alcune questioni un pochino più generali, ma agganciate a quello che ci siamo detti fino adesso, e dall'altro invece riuscire a dialogare un po' in modo che, come è successo prima, a partire dalla domanda sulle email, magari ci diciamo altre cose che possono essere interessanti, come appunto dalla vostra domanda prima è venuto fuori il confronto tra le generazioni. Insomma, se riusciamo appunto a raccogliere delle vostre dubbi e curiosità, aggiungiamo del contenuto anche che magari non avevo previsto. Però c'erano alcune questioni su cui volevo prima mettere un po' l'attenzione. Sono questioni legate da un lato, alcune pratiche e dall'altro il modo con cui vediamo un po' di solito i social network. Allora, una questione che emerge quando noi andiamo a guardare cosa succede dentro i social network, no? Andiamo a guardare cosa succede dentro Twitter, andiamo a guardare cosa succede dentro Facebook, da utenti, da persone che si affacciano anche a questi mezzi di comunicazione. Spesso quello che succede è che siamo vittima, noi, i media, tutti quanti, di una piccola illusione ottica, e cioè che dentro i social network noi stiamo leggendo cosa pensano le persone, cosa dicono le persone in generale. Allora, l'illusione ottica è data prima di tutto da questo fatto. Di tutti quelli che sono sui social network, Facebook, Twitter, tutti quelli che abbiamo citato, Pinterest, Instagram, più o meno la divisione è tra un 1% che scrive tanto e continuamente, un 9%, cioè su 100 persone, una scrive tanto e continuamente, 9 commentano, scrivono ogni tanto e 90 leggono. Questo è così. 1,990 è il risultato del confronto tra diverse piattaforme, tra diversi periodi, tra diversi media. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che intanto se ci collochiamo, cioè se riusciamo a essere tra questo 9 e questo 1, abbiamo già conquistato una bella posizione anche con non così tanti concorrenti come pensiamo noi. E la seconda cosa però è che quello che noi leggiamo attraverso i social network, nella maggior parte dei casi, esprime la posizione di queste 10 persone su 100, a cui gli altri si aggregano, seguono, talvolta commentano, spesso neanche, ma che quello che noi vediamo passare attraverso i social è quello che raccontano questi 10. E quindi che noi quando ci mettiamo a parlare con l'intenzione di comunicare qualche cosa a cui teniamo, che ci sembra importante attraverso i social, dobbiamo capire un po' come sono messi questi 10, perché è con loro che ci dobbiamo relazionare. Allora, quello che succede dentro i social network è una cosa vecchia vecchia che succede tendenzialmente sempre all'interno delle nostre società quando ci sono i media. È una cosa a cui ha pensato una studiosa tedesca negli anni 70 che si chiama Spirale del Silenzio. Lei ci pensava pensando al ruolo della televisione all'interno del contesto sociale europeo degli anni 70, ma se noi la riportiamo ai social network, sempre più miei colleghi che si occupano specificamente di questi temi dicono: guardate, sta succedendo la stessa cosa. Allora, la spirale del silenzio che cosa ci dice? Ci dice che le persone hanno, dal punto di vista psicosociale, una timore che un po' sempre li accompagna, che è quello di essere isolati. La paura di essere marginalizzati, isolati, tagliati fuori dal gruppo, tagliati fuori dalla rete sociale, è una paura che nelle società contemporanee le persone tendono a portarsi dietro, anche perché
Essere isolati mette in una situazione di difficoltà, di difficoltà di vita, se siamo privati di reti sociali, molto più che in epoche più antiche. Allora, si parte da qui, no? Da quella che che questa studiosa tedesca, che si chiama Elisabeth Noël Neumann, ma che può anche essere poco importante sapere come si chiama, ha identificato, basandosi su degli studi precedenti, dicendo: guardate, noi abbiamo questa caratteristica nelle società contemporanee. Questa caratteristica in realtà ci porta a stare sempre attenti un po' a quello che pensano gli altri che ci stanno vicini. Ma che non vuol dire essere conformisti, vuol dire tenere d'occhio, per evitare di metterci in posizioni difficili che ci portino a, che ci portano a isolarci. E a, a monitorare un po', ma anche il nostro intorno, quelle persone che ci stanno intorno, come la pensano su alcuni temi. Le due cose messe assieme, il fatto che le persone tendono ad avere paura di essere isolate, escluse, e che per evitarlo tengano d'occhio un po' quali sono le opinioni delle persone che li circondano, fa sì che le opinioni che sono presentate come della maggioranza vengano espresse con più convinzione. Se io penso di pensarla come tutti gli altri, o meglio come gli altri che mi stanno attorno, lo dico in modo più convinto, su più mezzi, con più insistenza. Se in questo monitorare l'opinione delle persone che mi stanno attorno io mi convinco di avere un'opinione diversa da quelli che mi circondano, non è che la cambio, perché quello che dice Elisabeth Neumann non è che la gente cambia opinione. È un po' più zitta, lo dice un po' meno, perché ha paura di essere escluso, di essere isolato. Questo vale per le persone comuni, no? Per quello che accade alle persone comuni. E allora lei dice, accade questa spirale, chi ha un'opinione diversa la dice sempre meno, finisce per stare in silenzio, chi pensa di avere la stessa opinione della maggior parte delle persone la dice sempre di più e sembra ancora più diciamo forte e convincente questa opinione. Allora, lei dice, i media cosa c'entrano? C'entrano nel dirci, nel suggerirci quali sono le opinioni dominanti, suggerirci come la pensa la maggior parte della gente, così che chi è d'accordo, lo dice in modo sempre più convinto e sembra ancora più forte questa opinione, chi non è d'accordo si ritira un po' nel silenzio, no, appunto non cambia idea. Ma su internet e nei social network succede proprio uguale, succede la stessa cosa. Sui social network la paura di essere escluso è ancora più forte, perché come ci dicevamo prima, se io sono escluso da tutte le reti parlo nel nulla veramente all'interno dei social. E soprattutto l'esclusione spesso diventa manifesta, cioè me lo scrivono proprio, che non mi vogliono più, mi bannano, mi tolgono dai contatti. Quindi la paura dell'esclusione per dei mezzi che si basano tutti sulla rete sociale è ancora più forte. Quindi questa paura dell'isolamento è ancora più forte. Contemporaneamente è ancora più forte, cioè spesso è molto più forte, il modo in cui all'interno dei social network si presentano delle opinioni come dominanti. Cioè la gente dice, beh, il popolo della rete, noi che siamo qua, noi che siamo su internet, la pensiamo così. È vero poi che tutti quelli che sono sui social la pensano così? Forse no, però è molto più facile che alcune opinioni si presentino come dominanti. Perché? Ma molto spesso perché le reti sociali che si costruiscono tendono ad essere abbastanza omogenee, cioè chi ho nella mia rete di Facebook spesso per molte cose magari la pensa come me, oppure trovo degli interi gruppi di persone che sono accomunati da un'opinione. Quindi questo fatto che
ci si muova in gruppo, no? A sostenere delle opinioni, le fa sembrare ancora più forti. Dici, caspita, ma guarda, 50 commenti che dicono tutti la stessa cosa, come è giusto quello che ha affermato Pinco Pallino. Caspita, ce n'è, quello che mi viene da pensare è ce n'è tanta di gente che la pensa così, ma allora forse in rete la pensano così, ma allora forse sono io che la penso diversamente, che ho un'opinione minoritaria e quindi non commento, non scrivo, non posto, se non sono nel flusso dell'opinione dominante. Finisco in questa che si chiama spirale del silenzio, che in realtà spesso non premia davvero le opinioni dominanti, ma premia quelle che noi pensiamo che lo siano. Spesso non premia quello che pensa la maggior parte della gente, pensa quello che noi, premia quello che noi, che ci sembra sia pensato dalla maggior parte della gente. Allora, però noi non dobbiamo dimenticarci questo, no? Che quello che vediamo scritto in rete molto spesso sono questi 10. Allora, quando guardiamo a quello che circola all'interno dei social network e quando finiamo anche noi, perché tutti ci finiamo in questa spirale del silenzio, di dire vabbè, magari lo dico da un'altra parte, qua proprio nel, dove ci sono 50 persone che stanno commentando in una direzione, io magari non mi infilo proprio lì a dire questa cosa, ci finiamo tutti alla fine per qualche ragione in questa spirale del silenzio, che appunto non vuol dire che cambiamo opinione, ma solo che tendiamo a dirla meno. Dobbiamo ricordarci che quello che vediamo sono quei 10 lì e che quindi probabilmente ce ne sono molti di questi 90 che sono solo in silenzio perché sono finiti qua. Allora, quando si parla del popolo della rete e di quello che dice il popolo della rete, bisogna tenere presenti questo fenomeno, che il popolo della rete in realtà non è che non esiste, perché non esistono quelli che stanno sui social o quelli che scrivono sui social, non esiste nel senso che quello che noi vediamo scritto o presentato sui social network spesso non è espressione di tutti quelli che sono lì, ma di una minoranza. La tua opinione conta? No, sempre. Non sempre, perché appunto, perché le reti poi si costruiscono spesso tra gente che la pensa allo stesso modo, quindi non sono tanto luogo di confronto, ma di consolidamento, e che poi appunto spesso non è che ci sia tutto questo investimento su quello che si scrive in rete. E questa è una prima questione. Dobbiamo considerare che quando appunto monitoriamo quello che pensano le persone che scrivono sui social network, stiamo monitorando quella cosa lì. Seconda questione che mi sembrava importante considerare è quello che ci siamo detti: la maggior parte delle attività che fanno le persone in rete, poi 90, cosa fanno? Leggono e condividono. Quindi una chiave fondamentale, come ci dicevamo prima, dell'essere presenti in rete è riuscire a essere condivisi. Ma allora forse vale la pena che ci diciamo perché la gente condivide cose. Cos'è che muove le persone a condividere qualcosa? Allora, scusate se questi pezzi sono che ho ripreso da delle ricerche che ci sono in rete, sono in inglese, ma volevo lasciarvi l'immagine originale. Questo vale per qualsiasi cosa. Originariamente parla di marchi, vale per le notizie, vale per le persone. La logica di base è questa: se io racconto ai miei amici di Facebook qualcosa di te, non è perché mi piaci tu, ma perché mi piacciono i miei amici. Cosa vuol dire questa frase, che è uno dei risultati appunto di una ricerca sul perché le persone condividono cose in rete? Che la molla che spinge le persone a condividere qualcosa in rete è quello che possono fare per la loro rete sociale, non il fatto che, come dicevo l'altro giorno,
a dei miei studenti non è il fatto che abbiano intravisto una statua del Canova nel mio post, non è che perché hanno visto una roba meravigliosa, un'opera d'arte in quello che io ho scritto, che lo condividono, ma perché pensano, condividendolo, di fare qualche cosa per la loro rete di amici. E che cosa pensano di fare? Quindi com'è che si può entrare in questa rete di condivisioni? Pensano di fare queste cose qua. Allora, pensano appunto di, condividendo qualcosa, di prendersi cura della loro rete sociale. Facendo una di queste cinque cose. O perché pensano di portare dei contenuti che divertano o che abbiano un valore ai loro amici, quindi pensano di fargli un regalo, perché questo contenuto può essere in qualche modo un regalo, perché è una cosa che non sai, perché è una cosa che so che ti piace, perché è una cosa che ti diverte, allora la condivido. Perché questa cosa racconta qualcosa di me? Perché se io condivido questo contenuto vi dico che mi piacciono alcune cose, credo in alcune cose, sono una persona di un certo tipo, quindi condivido qualcosa se questo contribuisce a raccontare chi sono io. Quindi vengono condivisi dei contenuti che possono essere parte di un puzzle attraverso cui si racconta l'identità di una persona. Perché serve per alimentare le mie relazioni sociali? Condivido qualcosa con qualcuno per marcare dei momenti importanti. Perché ci sono dei momenti rituali o di festeggio che ci coinvolgono tutti, allora condivido qualcosa. È il motivo per cui ci giriamo gli auguri su Facebook a Natale, per alimentare le nostre relazioni, perché sennò perché? È il motivo per cui, non so, sono stati tanto condivisi i video che parlano qui in Italia ha avuto tanta circolazione dei video che erano promozionali ma che parlavano di un ritorno alla bellezza naturale delle donne. Perché? Perché sono stati tanto condivisi? Perché raccontano di un modo di vedere questo fatto, perché raccontano un pezzo dell'identità. Questo appunto l'ho detto, una notizia, qualcosa che gli altri non sanno, qualcosa di divertente. Quarta ragione per cui le persone condividono qualcosa, perché questo li fa sembrare migliori, più informati, più aggiornati, un po' più leader. Ti giro una cosa che tu non sai, che ho scoperto, che ho scovato io e che ho solo io. Ti giro questa cosa appunto che è esclusiva, a cui tu non saresti arrivato, in qualche modo ti faccio vedere che io sono più competente o che ho dei canali che tu non hai. Ultimo, per sostenere delle cause in cui si crede. Contenuti che riguardano cause in cui si crede, ancora una volta tutti i contenuti che riguardano per esempio le giornate contro la violenza sulle donne, le giornate per sensibilizzare alla lotta a certe malattie, eccetera. Queste sono tutte forme in cui si condividono contenuti perché si aderisce a una causa. Allora, questo è il modo con cui cinque fondamentali modi con cui le persone condividono cose. Allora, strategicamente, vogliamo che quello che abbiamo da dire entri nei circuiti delle conversazioni delle persone?
vogliamo che sia messo in gioco all'interno delle loro conversazioni? Queste cinque sono leve importanti. Posso fornire un contenuto che ho solo io? Benissimo. Può rientrare in questo, può rientrare in questo. Posso fornire un contenuto in cui le persone si riconoscono perché aderiscono a una causa? Benissimo. Questi girano tantissimo. Oh, tutta questa condivisione pone un altro problema. È tutto bellissimo, no? Condividiamo cose, alimentiamo le relazioni condividendo cose, è tutto molto, molto bello. Il problema è che, per esempio, sui social network girano una quantità di notizie false, le cosiddette bufale, che sugli altri media non girano. Allora, perché? Perché succede questo? Perché in questo mondo bello di relazioni, di scambi, di contenuti, eccetera, gira un sacco di bufale, un sacco di cose che non sono vere. Non è che siamo tutti di colpo stupiditi perché siamo sui social network. È che in realtà è cambiato il meccanismo di costruzione della fiducia. E anche su questo, diciamo, qualche passaggio generazionale c'è. Allora, è cambiato il meccanismo di costruzione della fiducia perché siamo passati da questa a questa a quella che viene nella slide dopo. Allora, vediamo se riesco a usare questo cosa. Oh, grazie. Allora, noi siamo partiti nel nostro rapporto con i media da una fiducia di questo tipo che si chiama sistemica. Cioè, io mi fido. Quando mi fido dei media, io mi fido perché mi fido di come fanno le cose, no? Mi fido che verifichino le notizie, quei media di cui io mi fido per queste ragioni. Mi fido che verifichino le fonti, mi fido che selezionino le notizie con un certo criterio, mi fido del processo che usano, no? Per selezionare, presentare, controllare quello che mi raccontano. Quando non mi fido di un medium, ma mi fido di una testata, non mi fido perché? Non mi fido del processo, non sono convinto che delle fonti, non sono convinto di come controllano le notizie, non sono convinto di come me le raccontano. Però quando mi fido di questo processo. Allora, pian piano però nei media siamo passati a un'altra forma di fiducia, che è un po' a metà tra quella nelle testate tradizionali e quello che succede in rete. Cioè, man mano, siccome quella fiducia lì nel meccanismo con cui lavorano le testate giornalistiche informative ha cominciato a scricchiolare un po', forse perché non tutti hanno poi applicato questi processi in modo corretto, si è cominciati a passare a fidarsi della singola persona, del singolo operatore. Quindi mi fido perché? Beh, perché l'ha scritto quello lì che guarda, è uno serio. Scrive per quella testata lì di cui già mi fido, però guarda, se lo scrive lui mi fido. Perché mi fido della persona, mi fido di quello che ha fatto nel passato, mi fido o di un giornalista o di un esperto, no? Se mi sta raccontando lui di questa cosa che sta succedendo, allora mi fido. E questo è il primo passaggio che vale anche per i media tradizionali, non solo per i social media, ma ci si sposta sulla singola persona. Ora, quando noi siamo su un social network, in realtà le istituzioni sì, ce le abbiamo, ci parlano anche loro attraverso i social network, però abbiamo un sacco di persone che parlano. Ma quello che succede è che in realtà quello che succede sui social è che questa fiducia che noi attribuiamo alla persona non è più solo la fiducia in chi ha scritto una certa cosa, anche perché tante volte è così facile. Che mi giri un contenuto proprio la persona che l'ha prodotto.
Allora di chi mi fido? Mi fido di chi me lo di chi me lo gira. Non è che sempre il giornalista me lo viene a mandare a me, o mi arriva direttamente il tweet del giornalista o dell'esperto su Twitter, o su Facebook mi arriva direttamente l'articolo. Nella maggior parte dei casi qualche amico, qualche persona che conosco mi gira un contenuto. E allora in realtà di chi mi fido in prima istanza? Dell'amico. Dico, vabbè, ma me l'ha girato lui, guarda che è una cosa seria. Però in realtà mi fido dell'amico sia perché mi fido di lui come persona, ma molto spesso per il tipo di relazione che ho. Dice, caspita, mio amico del cuore da 20 anni. Mi fido, anche se non è esperto di quel tema lì. Però mi fido di lui per il tipo di relazione che ho con lui. Caspita, ci lavoro insieme da 10 anni, è una persona seria, ma ne capisce di quella cosa lì? Non importa, io mi fido perché mi fido sulla familiarità, mi fido dell'omologia, è una persona che ha i miei stessi valori, che pensa come me, condivido tante cose. Ops. Allora, però questo che cosa fa succedere? Che questa fiducia finiamo per trasferirla. A mia volta l'amico l'ha avuta da un altro amico, quella notizia lì, che l'ha avuta da un altro amico. E io perché alla fine mi sto a fidare? Perché mi fido dell'ultimo mediatore o dico, vabbè, ma se lui si è fidato, no? Finisce che la trasferiamo questa fiducia di persona in persona. Fino a non si sa dove, perché quante volte siamo riusciti a capire chi era il primo che aveva postato una notizia su Facebook o su Twitter? Ma io pochissimo. E allora, la fonte originale diventa sempre meno importante. Alla fine noi ci fidiamo di quello che ci girano gli amici degli amici degli amici. Allora, questo è sbagliato? No, funziona così, però è la ragione per cui girano così tante bufale. Basta che qualcuno intercetti il primo di una catena di persone che si fidano reciprocamente le une delle altre e la notizia vola. Perché poi, appunto, ha girato il mio collega, la persona con cui lavoro da 10 anni, giriamola, no? Allora, tutto questo condividere ha valore positivo rispetto a tutti gli aspetti del prendersi cura degli altri che abbiamo detto prima, ha un aspetto negativo nel fatto che tutto questo flusso di continua condivisione ci fa perdere la fonte originaria e ci fa usare poi questi tipi di attribuzione di fiducia nei social, perché così facciamo. Però questo fa sì che ci sia una grande commistione di cose vere e di cose false. Quindi non è che siamo più ingenui, no? Alle volte si sente dire, ma quando siamo sui social siamo più ingenui. Non siamo più ingenui, è che ci muoviamo in un territorio un po' particolare, un po' diverso, in cui circolano delle notizie, quindi dei contenuti anche istituzionali, ma dentro una rete di amici, e non sempre sappiamo bene muoverci, no? Dentro questa commistione. Dobbiamo ancora un po' imparare. Questa mi piace molto, che è un esempio proprio di costruzione di meccanismi di credibilità, che dice non credere a tutto quello che leggi su internet soltanto perché c'è un'immagine con una citazione di fianco, Abraham Lincoln, che evidentemente non può avere detto questa cosa. Io vedo una cosa così, prima di chiedermi, adesso questa è sfacciata, ma possono essere anche molto sottili le cose, quante citazioni sbagliate? Avete seguito il finto discorso del Papa di Natale? No? Allora ve la racconto questa storiella. Su Facebook e su WhatsApp, almeno a me è arrivato su Facebook, però è girato anche su WhatsApp, non di Natale, attorno alla fine dell'anno, è girato un discretamente lungo discorso di Papa Francesco che diceva una serie di
dava una serie di suggerimenti sul modo di approcciarsi all'anno nuovo, anche accettabili, eh? Diceva, riprendeva un po' il concetto prendo in mano la tua vita, ma declinandolo in frasi a effetto e molto suggestive, con anche qualche leggero riferimento alla misericordia, nessun riferimento in realtà prettamente religioso, comunque che ci si aspetterebbe da un papa, però sembrava un bel discorso suggestivo, motivante, no? Da coach. Questo discorso è girato tantissimo su Facebook, variamente attribuito, discorso per il sinodo delle famiglie, qualcuno l'ha girato come discorso per l'inizio dell'anno del Papa, e no, sostanzialmente queste due erano le attribuzioni. Era tendenzialmente sintonico con alcune affermazioni del Papa, no? Tipo appunto prendi in mano la tua vita, fanne un capolavoro, cioè. Però non era suo, non era suo, no? Era una cosa che somigliava, che avrebbe potuto dire, che era in sintonia con tante sollecitazioni e tanti discorsi fatti dal Papa, ma non era suo, neanche era un collage, era una roba che somigliava e che però sarebbe piaciuto a tanti, no? Sarebbe piaciuto a tanti che il Papa avesse detto. E qualcuno, pur non essendoci questo discorso sui siti istituzionali dove dovrebbero essere riportati tutti i discorsi del Papa, qualche associazione cattolica l'ha pure messo sul sito, perché era tanto carino. Era carino, cioè era una cosa carina. E ha avuto una grande circolazione. Allora, perché questa roba ha avuto una grande circolazione? Poi è stato detto che non era suo ed è finita lì, insomma, è stato tolto dai siti e ha smesso di circolare. Perché è successa questa cosa? Ma intanto perché qualcuno l'ha trovato, qualcuno l'ha messo online, probabilmente qualcun altro l'ha attribuito, perché sembrava un collage, non so se arrivano anche a voi tutte queste catene. Sì, così, sì, forte, supera le difficoltà. Sembrava un collage di queste cose così. Qualcuno ha messo online questo discorso, a qualcuno è sembrato evocare dei discorsi del Papa, qualcuno magari ha trovato qualche pezzetto che poteva assomigliare, qualcuno l'ha attribuito, a qualcuno non è sembrato vero di poter fare così gli auguri di inizio anno e ha cominciato a farlo girare. Addirittura, appunto, segnando quello che è arrivato a me, diceva che era un discorso fatto durante il sinodo per le famiglie, e tutti si sono man mano fidati, no? Di quello che gliel'aveva girato. Tanto che, appunto, è arrivato, è passato prima su Facebook, è arrivato sulle catene su WhatsApp, e anche lì amici in sintonia. Persone conosciute da tanto tempo che girano questo discorso, perché non mi devo fidare? A me un sospettuccio è venuto, ho cominciato a controllare, però quando l'ho trovato sul sito di alcune associazioni cattoliche ho detto, ma strano che non ci sia sul sito del sinodo. Però loro avranno controllato, no? Prima di metterlo sul loro sito e quindi è cominciato a venirmi il dubbio di chi dovevo fidarmi, del sito del sinodo o del sito dell'associazione cattolica che aveva messo questo discorso. E su questo meccanismo di progressiva attribuzione reciproca di fiducia, magari l'associazione cattolica l'ha messo sul sito perché gli ha girato qualcuno che faceva parte dell'associazione, la fiducia è andata spargendosi finché qualcuno non ha alzato la mano e ha detto scusate, no, non è del Papa, un discorso molto carino, lo fate girare, togliete l'attribuzione e vi raccontate queste cose fra di voi. Però ha girato esattamente così, perché man mano ciascuno ci ha messo un pezzettino di fiducia. Ultima cosa che volevo dirvi, e poi appunto facciamo due chiacchiere. Ultima cosa che volevo dirvi è che allora abbiamo un problema di spirale del silenzio, abbiamo un problema di tutto questo meccanismo di condivisione che è bellissimo, ma anche
con dei punti di criticità, e abbiamo dei modi con cui la gente sta imparando a raccontare le cose, perché la cosa su cui vanno a impattare di più di tutto i social network sono le modalità con cui ci raccontiamo le cose, il modo di costruire i racconti. La cosa che i ragazzi cresciuti con i social network non sanno e letteralmente più fare, quindi su cui ci vorrebbe una formazione specifica, è raccontare, perché non ne hanno bisogno, perché si comunicano quello che fanno in tempo reale. Quindi quando mai hanno bisogno di raccontare una storia lunga? Almeno quelli che stanno tanto sui social network. Allora, alcune cose che sono legate al modo di raccontare. No, direi partire così. E che sono un po' legate a quello che vi ho fatto vedere prima di Lincoln. Questa forma è diventata una forma attraverso cui noi raccontiamo. Si chiama meme, ed è quello di Lincoln, è l'immagine con le parole sopra. È diventato uno strumento attraverso cui noi raccontiamo anche cose importanti, in cui per esempio raccontiamo delle appartenenze, raccontiamo l'adesione a delle cause, raccontiamo delle cose, anche delle opinioni fondamentali. Questo è diventato un linguaggio che proprio per la sua sintesi, per esempio, raccontiamo tutti i vari not in my name, non a nome mio, che è diventata un'espressione che viene usata in tanti contesti. Ma è un'opinione importante questa qua che viene raccontata con il not in my name, è una posizione importante, è una posizione alle volte di rottura con quello che sta succedendo intorno, è una posizione culturale, politica, dipende poi chi la usa, ma questa espressione viene usata per raccontare delle posizioni di quel tipo lì, ma passa attraverso questo tipo di linguaggio. Questo tipo di sintesi, questo tipo di uso dell'immagine, che sta diventando un modo attraverso cui si raccontano opinioni, posizioni, appartenenze. Non ho ben capito, puoi ripetere? Sì, che cosa non è? Non ho ben capito che tipo di messaggio è. Questo non a nome mio? Non ho capito, non ho sentito la domanda. Non ho capito che cosa si intende per rete di simili. Ah, quello che c'è scritto qua, la rete costruisce rete di simili. Allora, lì vuol dire, infatti adesso ci arrivo, la rete costruisce reti di simili vuol dire che quando noi andiamo, che la rete in realtà, più che essere un luogo di confronto di posizioni diverse, molto spesso è un luogo dove le persone si raccolgono per confermarsi nelle loro opinioni, no? Le reti che si costruiscono attraverso i social network sono molto spesso delle reti omologhe, cioè di gente che si assomiglia per tanti aspetti, che è quello che dicevamo prima quando dicevamo poi alla fine ci sfida, perché sono molto spesso reti omologhe e in cui, certo, perché qualcuno ci dia retta, dobbiamo far parte di queste reti di persone che tendenzialmente si assomigliano nel modo di pensare. Quindi, per esistere, per avere attenzione, io devo appartenere a uno di questi gruppi di simili. E allora, questo qui è uno dei modi attraverso cui si arriva, cioè è uno dei modi che si usa per esprimere le proprie opinioni. Allora, provo a spiegarmi. In questi giorni, in Italia, qui nel nord Italia, abbiamo questo tema del bullismo che è salito agli onori delle cronache per il tentato, per fortuna, tentato suicidio di una ragazzina di 12 anni a Pordenone. L'ennesimo caso di bullismo nelle scuole che rischia di sfociare in delle tragedie. Per fortuna questa ragazza sta bene, però il tema del bullismo è diventato
un topic di discussione in rete. Allora, è partita una mobilitazione che vuole essere una presa di posizione seria, una presa di posizione anche di rottura di tutta una serie di ragazzi che sono contro questi atti di bullismo e che vogliono esprimere questo essere contro questo fenomeno. Cosa hanno fatto? Si sono fatti una bella foto con un cartello, non si deve morire di discriminazione, e hanno cominciato a metterlo sui social. Allora, quello che vi volevo dire, e l'ha messo uno, l'ha messo una classe, l'ha messo un gruppo che fa parte di un'associazione, man mano anche dei ragazzi così sparsi che non fanno parte di nessun gruppo e di nessuna associazione hanno cominciato a mettere la loro foto su internet con questo cartello. Allora, quello che è la stessa cosa del non in mio nome, no? Però stavolta declinata specificamente, io non pur essendo un ragazzo delle scuole medie o del liceo, non mi riconosco in questa cosa, lo voglio dire. E come lo dico? Lo dico attraverso questa forma di catena di immagini corredate da uno slogan, una sintesi di questa opinione. Allora, quello che vi voglio dire è che in realtà il modo con cui si esprimono le opinioni, o uno dei modi molto diffusi con cui si esprimono le opinioni attraverso i social network è questo, no? È questo che le semplifica, che le esprime come una posizione, più che come una opinione articolata, strutturata, che è affidata ad altri mezzi, ma li esprime come una posizione personale che trova una sintesi in qualche cosa facilmente condivisibile, facilmente visibile ovunque, facilmente circolabile. Ma questa opinione, quando io esprimo un'opinione in questo modo, in realtà sto raccontando che appartengo a un gruppo, perché non a caso non è stato uno che si è messo lì col cartello. È partita da questo gruppo di ragazzi che appartengono a un'associazione, poi si è associata a una scuola, quindi l'opinione espressa così è un'opinione che passa attraverso l'appartenere a un gruppo e dopo passa attraverso il riconoscersi, dice caspita c'è un gruppo che la pensa così, anch'io aspetta che mi faccio la foto col cartello. Sempre tenendo conto anche di quello che abbiamo detto prima, caspita, c'è un'opinione minimamente dominante che è come la mia, allora eccomi lì, no? Che ve la racconto. E terza cosa, questo poi permette, cioè dà la sensazione di permettere di agire insieme. Non sempre è un agire vero e proprio, spesso si ferma lì, che è il problema poi di tutti questi movimenti della rete, che spesso si fermano lì. Si fermano alla rete, si saziano del loro essersi mossi in rete, però ha queste caratteristiche. Allora, questi fenomeni diventano un po' delle forme che si consolidano. Allora, se devo esprimere un'opinione, cerco un gruppo, trovo una forma che sia facilmente riconoscibile, sintetizzabile, che è più una posizione che un'opinione, mi muovo. Aderendo a una mobilitazione di gruppo e semmai, se riesco, poi agisco anche insieme. Questo secondo me non è da sottovalutare perché è un cambiamento proprio di approccio, no? Al raccontare come la si pensa, però molto efficace. L'altro tema che dicevo è diventa sempre più difficile raccontare, perché se anche l'opinione diventa una posizione, diventa sintetizzata in quel tipo di forma lì, anche l'altra cosa che cambia è il raccontare. Primo perché soprattutto con i sistemi di instant messaging ci si racconta in tempo reale e quindi appunto alla fine di una vacanza si rivedono gli amici, ci siamo già detti tutto. Ti ho girato la foto di dov'ero, ti ho detto quante volte ho fatto il bagno, ti ho detto quando c'era il sole, quando pioveva, ti ho fatto vedere i bei posti dove sono andato a fare le passeggiate. Ciao, e cominciamo da capo una cosa nuova, perché da raccontarci non abbiamo più niente. E questo è vero però, ed è qualcosa che è dove ci porta
questa costante comunicazione in tempo reale. Allora, quello che una volta era il tempo della distanza tra le persone, adesso non è più il tempo della distanza, ma il fatto di non sopportare la distanza aumenta il bisogno di controllo, no? Se non sono più, cioè se la distanza non ce l'ho più, perché l'assenza non ce l'ho più, perché tanto sei sempre lì, no? Disponibile su WhatsApp, disponibile sui social, allora il rischio è che le relazioni si declinino nella forma del controllo. È un discorso un po' più ampio di quelli che stiamo facendo fino adesso, però è vero. E appunto, come dicevamo, il tempo del racconto si sostituisce al tempo della perenne raggiungibilità, no? Dove qui uno dice mi manca, voglia di vederti, ma sto Instagram che lì sto e vedi la foto che ho fatto 2 minuti fa in cui stavo cenando con il pollo, no? E quindi tutto puoi sapere di me se ti manco. E anche qui, vabbè, ovviamente qui diciamo un controllo andato male per il controllato, ma l'idea è che appunto la relazione si finisce per declinare nell'aspetto del controllo più che quello del racconto, no? Della costruzione di qualcosa insieme. Però dov'è? Oh, l'ultima cosa che volevo dirvi è che quindi abbiamo dobbiamo tenere conto, qua non si vede bene, ma è un bozzolo con una farfalla che sta uscendo. Allora, quello di cui dobbiamo tener conto, la terza cosa, terzo snodo di cui dobbiamo tener conto, che ci sono cose positive e negative in tutti e tre, è che quindi i social network che cosa offrono sul piano delle relazioni? Quello che è stato definito in modo, secondo me, molto efficace, è una specie di bozzolo digitale. In inglese si chiama telecocooning, io dovrei fare lo sforzo di tradurre perché ogni lingua avrebbe il suo bel modo di raccontare questa cosa, in italiano è una specie di bozzolo digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire una serie di relazioni sociali sempre a disposizione. Un'ancora, o un'ancora di salvezza, o una specie di rete sociale che con i social network che stanno lì pronti sul mio telefono, o con WhatsApp che sta lì pronto sul mio telefono, è sempre disponibile. In qualsiasi momento, in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo io sia, ho questo bozzolo che mi protegge. Mi annoio, scrivo alla mia amica, sono in difficoltà, scrivo alla mamma, al fratello, al cugino, al marito, insomma a chi, alla sorella, a chi ho di fianco, a chi mi serve. Devo affrontare una cosa nuova, so che comunque ho, oppure ho fatto una cosa bella e subito ce l'ho a disposizione questa rete con cui condividerla. È così, cioè possiamo guardarne gli aspetti positivi, che sono quelli di come dire, di avere appunto un sostegno, una rete sociale più consolidata, più coesa, che ci accompagna. Possiamo guardare i rischi, e secondo me il rischio principale è che per diventare una farfalla bisogna uscire dal bozzolo. E se non esco mai dal bozzolo, forse non divento mai farfalla. E quindi questo dubbio che sia un po' un guscio che ci rassicura, che ci fa star bene, ma che alla fine ci chiude un po' e ci impedisce di fare quel volo che appunto bisogna fare rompendo il bozzolo e provando a volare con le proprie ali, è un po' lì in agguato. Quindi ci sono forme e linguaggi da usare, ci sono leve su cui da considerare, ci sono anche qualche rischio e qualche difficoltà.